tutti ragazzi, sono Spiccicalle e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi sono finalmente qua, ora che mi sono messa in pari anche con i libri, per farvi il video del Game of Thrones Tag. Dovevo farlo l'anno scorso, però ho detto, beh, prima voglio aspettare di leggere il quinto libro, di essere in pari con la serie TV, e poi lo faccio così da avere una visione completa di tutto quanto. Sono molte domande, quindi direi di iniziare subito. Personaggio maschile preferito? La mia scelta non può che ricadere su Jon Snow e su Tyrion Lannister. 2. Personaggio femminile preferito. Sono due, anche se una un pochino mi è caduta dopo l'ultimo libro. Comunque sono Arya, che è il mio personaggio femminile preferito in assoluto, e anche Daenerys Targaryen, anche se un ciccinino è scesa di gradino, ecco insomma. 3. Casa preferita. Assolutamente Stark e Martell. 4. Motto di casa preferita. Winter is coming. Avevate dubbi? 5. Momento preferito. Oddio. Aiuto, è molto 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 arduo sceglierne uno perché tipo ce ne sono tantissimi. Io amo qualsiasi cosa è di Game of Thrones, però se devo dire una scena, un momento comunque che mi è davvero molto piaciuto è assolutamente il momento, questo però nella serie TV più che nel libro, in cui Daenerys vola via con Drogon. L'ho trovato davvero emozionante, avevo la pelle d'oca quando l'ho visto, e sempre nella serie TV, anche se questo nel libro non c'è, è la battaglia di Jon con l'estraneo nella quinta stagione, nella 05/08. Per tutta la durata di quel combattimento, tipo, ho avuto quasi paura, ho detto, oddio, ma adesso muore, non si rialza, oddio, adesso rimuore, oddio, si alza, insomma, tutta una cosa del genere. Però ce ne sono davvero tantissimi di momenti preferiti, ma davvero, davvero tanti, e se mi metto a elencarli tutti, non finiamo più. Canzone preferita? Le piogge di Castamere, anche se non vorrei mai sentirla al mio matrimonio. Episodio preferito? Allora, abbiamo la 01/09, la 03/09, la Vipera e la Montagna, la 05/08, 09/10. Least favorite male character dovrebbe essere il personaggio secondario preferito, se non mi sbaglio, io e il mio inglese non andiamo molto d'accordo, e come personaggio secondario preferito dico assolutamente Varys, che effettivamente non è realmente un personaggio principale, anche se insomma se lì un motivo c'è. Mentre per il personaggio femminile secondario preferito io dico Missandei, a me piace tantissimo quella piccola scriba. Stark o Lannister? Stark forever. Una scena che ti ha fatto piangere? Una? Ciao, ciaone proprio, se vuol dirne una sola, non lo so. Di recente quella che più mi ha fatto male è piangere di brutto, oltre alla morte di Jon Snow, ma vabbè, lì ero preparata comunque psicologicamente, è stata la fine che ha fatto Shireen Baratheon nella serie TV. Quanto sono stata male con quella puntata, però vabbè, ho pianto con Oberyn Martell, ho pianto con Ned Stark, ho pianto con Khal Drogo, ho pianto con il mondo intero, ho pianto però da ridere con Joffrey e Lysa, e ovviamente ho pianto le nozze rosse, ma se limitassimo a queste sarebbe veramente un traguardo, cosa che non è. Una scena che ti ha fatto ridere? Beh, c'è da dire che tutte le scene che ritraggono Tyrion e Bronn assieme a me fanno piegare dal ridere in una maniera esorbitante, soprattutto nel momento in cui è arrivato Oberyn Martell ad Approdo del Re, però poi ce ne sono davvero tantissime, però diciamo che la coppiata Bronn-Tyrion è la migliore secondo me, e loro mi fanno sempre ridere tantissimo. Citazione preferita? Il Nord non dimentica. Ship preferita, quindi coppia preferita, direi assolutamente Daenerys e Khal Drogo. Sono la coppia più bella che possa esserci in Game of Thrones, secondo me. Amicizia preferita, Arya e il Mastino. Non so perché, ma il loro rapporto d'amicizia è molto molto particolare, molto controverso, a me piace tantissimo, quindi dico loro due per questo motivo. E ovviamente anche Tyrion e Bronn non possono mancare. Scena favorita, qua ritorniamo sempre alla 5/08, nel combattimento di Jon con l'estraneo. Devo dire che quella scena, nonostante non ci sia nel libro, mi ha totalmente rapita, proprio mi ha talmente coinvolta che stavo male perché veramente avevo paura che Jon morisse in quel modo, perché ancora non sapevo come Jon morisse, sapevo che moriva ma non come, e veramente ho detto oddio, adesso questo qua muore, come facciamo? Insomma, direi la 5/08, proprio la battaglia di Jon contro l'estraneo. Il personaggio più noioso io dico assolutamente
i Greyjoy in generale, quando c'è un point of view dei Greyjoy io non ce la posso fare, non li sopporto, ci metto un'infinità a leggerli, tranne quelli di Victarion. Per tutto il resto i Greyjoy sono secondo me quelli più noiosi in assoluto, non mi piacciono granché come casata, quindi faccio davvero molta fatica a leggere il loro point of view, quindi non ne ho uno in particolare, quindi dico proprio Greyjoy in generale. La domanda dice most naive character, quindi direi il personaggio più ingenuo, secondo me è Sansa Stark, perché è proprio Iapo fa, proprio Sansa Gioia è veramente molto 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 ingenua quella ragazza, Iapo proprio fare. Il personaggio che amavi ma che poi hai odiato, in questo caso devo dire Daenerys, come ho detto non è che la odio, però devo dire che ultimamente dopo il quinto libro o comunque la quinta stagione un po' mi è caduta, all'inizio mi piaceva molto di più. Personaggio che odiavi ma che adesso ti piace, qua ne cito uno, e cioè Jaime Lannister. Io ho sempre avuto un odio verso i Lannister, però comunque verso alcuni Lannister, però Jaime proprio dal terzo libro ha fatto così da così, quindi adesso Jaime mi piace tantissimo, quindi l'ho davvero molto molto rivalutato. Un personaggio che vorresti che tornasse in vita, assolutamente Oberyn Martell e Ned Stark, povere bestie. Un personaggio che uccideresti, ce ne sono tanti in realtà, quelli che volevo uccidere alla fin fine sono già morti, perché Joffrey è morto, Lysa è morta e la montagna no, non è morta però vabbè, era morta ma poi non è più morta, quindi insomma diciamo che quelli che principalmente volevo morti sono morti, però diciamo che se ne sono aggiunti anche qualcun altro ma non sono di rilevanza molto molto alta, quindi non sto neanche lì a nominarli. Draghi o Metalupi? Io non so cosa scegliere, mi piacciono tutti e due, però dico più i Metalupi. Luoghi preferiti, Dorne e Grande Inverno. Best Warriors, quindi miglior combattente, miglior soldato, e io dico il mastino, perché a me piace tantissimo la figura del mastino e per di più secondo me non è morto, però questo ce lo racconterà Martin quando tirerà fuori il sesto libro. Miglior stratega, qua ne cito tre, sicuramente Varys è un ottimo stratega, però anche Dito Corto non se la cava male, e aggiungo anche Ser Barristan, perché tutto quello che Ser Barristan c'ha in mente mi attizza particolarmente, quindi lo ritengo anche lui davvero un ottimo stratega assieme agli altri due, anche se forse non a livello di Dito Corto e di Varys. Morte preferita, allora l'ho diviso in due, per felicità quella di Joffrey e di Lysa, per tristezza quella di Oberyn Martell, quella delle Notti Rosse, la morte di Ned Stark e anche quella di Shireen Baratheon, anche se nel libro ancora viva, però nella serie TV Poretta ha fatto una morte orribile. Le morti più tristi, allora quella di Ned Stark, anche se secondo me comunque in un modo o nell'altro era nel giusto, ma se l'è andata a cercare, porca troia, non è che vai a dire alla diretta interessata ah, adesso so cazzi tuoi, ti denuncio a tuo marito che è re. No, era morte certa, quindi vabbè, quella di Ned Stark. Direi anche quella di Khal Drogo, ho pianto tantissimo per quella di Ygritte, veramente a me la coppia Jon Ygritte piaceva tantissimo, a me anche Ygritte come personaggio piaceva tantissimo, you know nothing Jon Snow, e mi è dispiaciuto tanto, e devo dire che una morte molto molto triste, ma non per il personaggio perché sono contenta che sia morta perché se l'è meritata, è stata la morte di Shae, ma per diciamo la reazione che ha avuto Tyrion. Io ho pianto più che altro per Tyrion perché mi faceva proprio una compassione allucinante, cioè quel faccino così disperato, poverino. Il miglior giocatore al Trono di Spade secondo me è Cersei, quello lo devo ammettere, quella nomination di miglior giocatrice al gioco del trono non gliela toglie nessuno. Ultima domanda, chi vuoi che vinca al gioco e conquisti insomma il Trono di Spade? Secondo me Martin ce la mette in quel posto a tutti e nessuno di loro siederà sul Trono di Spade, non sto scherzando, ci sarà, che ne so, secondo me una totale rinascita di tutto Westeros dopo la fine dell'inverno, contando che l'ultimo libro si chiamerà Il Sogno della Primavera, quindi comunque riporta un po' un'idea di nuova rinascita, nuovo inizio, quindi secondo me non si siederà nessuno sul Trono di Spade, capiterà qualcosa che magari riporterà Westeros a una totale inizializzazione, proprio un totale inizio
come un nuovo Big Bang, se vogliamo chiamare. Io ho questa idea, secondo me non si siede nessuno sul trono di spade. Quindi, non lo so, è una supposizione che ho io che mi porto dietro comunque già da 2 o 3 libri. E niente, quindi secondo me nessuno. Ok ragazzi, il video è finito. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto le vostre risposte. Io vedrò di lasciarvi anche le domande, solo che io le ho scritte in inglese, quindi vedrò di trovarle scritte in italiano, comunque in inglese, ma sono molto molto semplici da tradurre. Voi cosa avreste scelto? Mi raccomando, attendo anche le vostre risposte o tramite video o tramite un commento qua sotto. E in generale ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutti e alla prossima. Ciao!